Beh, lui era in, lo sa, era in Parlamento, diciamo, quindi se lo ricorda benissimo quelli che votarono e anche tutto quello che feci io per evitare Ecco, la per chi crisi di quel conosce, governo. diciamo, le cose politiche, il Presidente in qualche misura ricorda che era Rifondazione Comunista, per esempio, no? Sì, Ma è casuale. ma guardi, io non sono, contrariamente a quello che si dice, sono una persona che non porta rancori, ho un grande apprezzamento per Pisapia. L'ho seguito, lui ha detto una cosa molto giusta, sulla quale colgo l'occasione per dargli ragione. Lui ha detto, ma a me non interessa la prospettiva dei fuoriusciti del PD, no? Di fare parte del partito. Sì. A parte il fatto che già noi non lo siamo più, perché una parte dei militanti, dei dirigenti di questo movimento non sono fuoriusciti dal PD. Quindi, ma noi soprattutto lanciamo, e lo voglio fare io da qui, l'idea di una costituente, di una forza grande, significativa del centrosinistra. Non vogliamo assolutamente fare il partitino degli scissionisti, anche perché ci rivolgiamo a tantissime persone che se ne erano già andate. Io sono andato a Genova, mi hanno detto: ma voi volete fare la scissione? Dico: ma scusi, ma il Partito Democratico a Genova alle ultime elezioni regionali ha avuto 45.000 voti, alle precedenti 120.000. Io voglio creare un movimento per andare a cercare quei 75.000 Senta, che se ne sono già andati. la Hanno Costituente è già fatta, cioè, salutato. se si fa da Costituente, Renzi pesa parecchio, eh. Tanto deve accettare di venire a sedersi con voi, ha detto di lei, dice che è un traditore. Guardi, io non voglio scendere su questo terreno. Peccato perché Renzi ha abbandonato tutti i valori della sinistra, meno uno, lo stalinismo. Accusare chi se ne va. Io